Buongiorno a lei, mi chiamo Luigi, vengo da Pisa e svolgo un lavoro nel pubblico impiego e col tempo ho avuto bisogno anche io, anche economicamente, visto che anche in Italia non si sta andando bene, ho avuto bisogno di cercare la possibilità di farmi i denti, che con la mia negligenza, ma anche con la mancanza di suggerimenti da parte del mio medico dentista di come era la mia bocca, nel tempo si è deteriorato un po' tutto. E quindi ora ho dovuto fare dei lavori abbastanza lunghi e importanti, come impianti, e ho cercato via internet da solo, diciamo, ho fatto una ricerca e finalmente sono arrivato a capire dove c'era la qualità e la sicurezza, diciamo, di chi mi metteva le mani addosso. Perché con, diciamo, la mia ricerca è durata anche un bel po' di tempo, dai 3-4 mesi, e ho interloquito con la persona, diciamo, che è la prima che ho conosciuto, che è il Corrado Palmas, e praticamente ho capito in lui che era la persona che mi dava risposte del mestiere, quindi uno che conosce la materia e non magari farfugliava cose, che non mi spiegava bene alcune cose, non mi dava i prezzi, non mi dava niente. Alla fine io ho scartato tanti altri, ho scartato molti altri paesi e alla fine sono arrivato qui. Ho trovato la possibilità anche economica di poterlo fare, mi sono deciso, visto che anche le spese, bene o male, all'inizio rientravano nelle mie possibilità economiche, mi sono rivolto a loro e una volta che ho capito bene a cosa andavo incontro, sia spese, sia che tipo di clinica poteva essere, mi sono trovato di coraggio e sono partito e devo dire che mi sono trovato bene da subito, ho capito come lavoravano e ho lasciato fare loro tutto quello che andava fatto, perché non era solo quello che dovevo fare, perché non conoscendo la mia bocca, anche per negligenza, come dicevo prima, del mio dottore, che non mi ha mai fatto un attacco, mai fatto, non, lavorato nemmeno su una radiografia, quindi a lavori svolti nemmeno mi ha fatto una radiografia per vedere se il suo lavoro era stato fatto bene. E quindi qui invece ho trovato subito, immediatamente, un'accoglienza come mi aspettavo, e quindi ho fatto fare loro tutto quello di essere fatto, anche di più di quello che pensavo, e mi sono trovato bene. Devo dire, la seconda volta che vengo, e mi sono stati messi degli impianti in un primo tempo, ora in un secondo tempo altri, perché da persone specializzate mi hanno saputo suggerire che potevano, cioè non potevano essere messi per la delicatezza dell'osso oppure eccetera, perché sono cose molto importanti, perché abbiamo conosciuto qui persone che si sono dovute rivolgere a loro, perché o in Italia o in altre parti avevano sbagliato tutto, gli avevano perforato persino l'osso, quindi erano impianti messi malissimo. Ma io spero di venire ancora anche altre volte, perché ora devo venire ancora a finire dei definitivi, diciamo, e qui devo ancora fare dei definitivi, perché l'ho fatto in due volte, questo per ora è percorso in due volte, e la prossima volta con i definitivi, però poi so che dovrò venire per i controlli almeno una volta all'anno, devo venire per forza, per via della garanzia a vita, perché io, avendo scelto la qualità premium, diciamo, ho diritto, diciamo, alla garanzia a vita, però giustamente è normale che debba farmi controllare, e quindi o verrò qui oppure so che si stanno studiando qualche altre forme, forse anche in Italia si potrà andare a farsi controllare proprio per essere a turismo.
Io ho già raccomandato molti, tanti, sa, all'inizio titubanti un po', però lasciami il numero, dimmi su internet dove lo trovo. Però quasi quasi io sarei anche geloso di non dire a nessuno questa fortuna che ho avuto io di trovare, perché il coraggio l'ho trovato io. Ora gli altri ci vanno con più di serenità se glielo dico io. Però tutto sommato sono contento di come lavorate, quindi suggerisco a tanti di informarsi prima e di venire, poi sicuramente quando venite vi trovate non a casa, più che a casa vostra. Sono molto amichevoli, simpatici, proprio una famiglia. Poi, avendo capito col tempo, già la seconda volta, avendo capito che il nostro, diciamo, dottor Palmas, che è, diciamo, la prima persona che poi risulterà a voi presente qui, che vi seguirà, praticamente ho capito cosa è il suo progetto. Quindi, se riuscite a capire come vuole lavorare anche in futuro, come vuole migliorarsi, capite che qui siamo sempre all'avanguardia. Quindi ho trovato una clinica veramente eccellente, non sufficientemente buona. Quindi dottori molto preparati, al quale non solo il mio intervento hanno fatto, ma conoscendo altri pazienti, ho seguito anche le loro problematiche e hanno superato veramente dei lavori molto impegnativi, molto pericolosi anche. Quindi fidatevi, e almeno venite qui per una vacanza e così venite a conoscere veramente la realtà. E spero che anche voi facciate dei lavori fatti bene.